Allora, che pareggio è questo? Un pareggio, un bel pareggio, un buon pareggio. Per noi soprattutto. Per loro un po' meno. Però per come si è svolta la partita, come abbiamo giocato, penso che il pareggio sia giusto, sia meritato, ecco. Tu sei rimasto azzoppato dopo 5 minuti? Sì, purtroppo sì. Al ginocchio? Sì, al ginocchio. Ho preso una bella botta, mi si è gonfiato e basta. Dopo sono riuscito a giochicchiare. No, penso sia una botta. Ma no, penso sia una botta. Adesso si è gonfiato parecchio, però insomma vedremo domani come mi sveglio. Però insomma dovrebbe essere una botta. È la seconda che prendo nel giro di poco tempo. Con la Binoleffe. La Binoleffe in casa. Il secondo tempo. Gol di Tarana, Porto Bruaro non viene. No, è venuto all'andata. Niente, fa lo stesso. Non è che ci tenessi per forza a fare gol perché qua ho lasciato antipatie varie o ce l'avessi con qualcuno. Se facevo gol lo facevo perché mi piace fare gol e basta, non perché volessi dedicarlo a qualcuno della società, perché insomma mi sono lasciato benissimo, la gente è stupenda. Il capitano Marco e Christian sono due persone amiche magnifiche, quindi non vedo il motivo per cui dovessi per forza fare gol. Nessun motivo di vendetta. Altinier ha fatto un gol, il tuo conterraneo. Sì, sì. Insomma, siete di estrazione mantovana. Sì, siamo molto amici anche, sì. Ha fatto un bel gol. Grande gol, non un bel gol, un grandissimo gol. Ha guardato il triangolo, poi ha calciato anticipando l'uscita. Sì, il portiere non ha avuto il tempo neanche di buttarsi perché l'ha anticipato, mi sembra che abbia tirato anche di punta. Quasi punta. Quindi ha fatto un grandissimo gol alla Gilardino, alla Inzaghi, gol del genere, di rapina, bravissimo. Poi l'ho visto bene, insomma, lei sta recuperando la forma fisica migliore. E mi fa piacere. Tu resterai lì a giocare nel prossimo anno? Sei in scadenza? Sono a scadenza, purtroppo, sì. E quindi cosa succederà? Non so, chiedetelo al presidente. Magari è scaduto. Ditelo al presidente. Insistete voi, non lo so. È un po' presto. No, scherzo. È un po' presto. No, io sto bene. Alex, per quello che conosce il Porto Bruaro, è stata la partita che ti aspettavi? Sì, perché noi ci siamo stati l'anno scorso in quella posizione di classifica, forse addirittura anche un po' più bassi, perché noi abbiamo viaggiato spesso l'anno scorso nell'ultima posizione, tra ultima e penultima, ci siamo risollevati solo alla fine. E quando sei lì in basso fai fatica a giocare, fai fatica perché subentrano altre situazioni psicologiche. Tu puoi giocare bene la palla, però alla prima difficoltà ti sciogli un pochettino. E noi siamo riusciti a rimanere compatti, perché comunque il Porto Bruaro è una buona squadra, siamo riusciti a rimanere compatti e alla fine siamo riusciti a pareggiare, però loro hanno inevitabilmente abbassato il baricentro dopo il gol e soprattutto nel secondo tempo. Ecco. Il pareggio, come ha detto il tuo mister, lo trovi buono? Sì, penso di sì per come è andata la partita, per le occasioni da gol. Per la costruzione, più che le occasioni da gol, perché i portieri non è che abbiano fatto queste grandi parate, però per come si è svolta la partita, per chi ha avuto, diciamo, il pallino della partita, penso sia corretto, ecco. Anche per te comunque fino al 90esimo ci credevate? Sì, perché comunque avevamo in panchina gente molto brava, molto valida, il mister li ha messi in campo e sapevamo, insomma, che potevamo pareggiare. E adesso cosa succede? Classifica? Abbiamo il Carpi domenica, vediamo, adesso non guardiamo nessuna classifica, non guardiamo niente. Giochiamo con tranquillità perché stiamo facendo vedere delle belle cose e basta. Se non sbaglio siete sempre a... 4 punti mi sa, a 4 o 5 punti, adesso non ricordo, il Presidente mi ha detto 4. 4 punti ma una gara in più. Ah. Vediamo, insomma, non si può far calcoli adesso, anche perché... Siamo col San Marino però il San Marino è fuori, mi pare. Quindi vediamo quello che succede. Secondo te non ha cambiato nulla questa giornata in chiave? No.
Penso di no, siamo rimasti lì e ce la possiamo ancora giocare.